Una serata da incubo per Damiano Carrara. Il gesto della moglie Chiara è diventato virale con il video pubblicato sui social. Ecco cosa ha fatto. Damiano Carrara, meglio conosciuto come il pasticcere più famoso della TV, è popolarissimo non solo sul piccolo schermo, ma anche sui social dove condivide tantissimi contenuti che riguardano la sua vita privata, oltre a quella professionale. Di recente però abbiamo visto Damiano Carrara partecipare e vincere Pechino Express 2024. Per lui è stata un'esperienza incredibile, anche perché ha avuto modo di farla insieme al fratello Massimiliano e che gli ha permesso di far conoscere un altro lato della sua persona, sicuramente diverso da quello che il pubblico era abituato a vedere in trasmissioni come Bake Off Italia o Cake Star. Il famoso pastry chef, inoltre, è legatissimo da anni alla moglie Chiara Maggenti. I due si sono messi insieme nel 2018, dopo essersi conosciuti in un locale di Lucca, la città d'origine di entrambi e dove ancora oggi vivono. Un incontro casuale ma che li ha fatti innamorare, tanto che oggi sono molto felici insieme, al di là di qualche piccolo dispetto condiviso sui social. Damiano Carrara. Il video della moglie Chiara diventa virale. Come dicevamo prima, Damiano Carrara è tra i volti più popolari del mondo dello spettacolo e come molti dei suoi colleghi anche lui è sempre presente sui social dove condivide diversi momenti della sua vita privata. Lo ha fatto anche di recente, pubblicando sul suo profilo Instagram un video inedito con la moglie Chiara Maggenti. Il pastry chef toscano ha fatto vedere a tutti i suoi follower il momento in cui la moglie ha deciso di fargli la ceretta alle braccia. Nel filmato, infatti, si vede chiaramente come Chiara strappa la cera dal braccio di Damiano, con quest'ultimo che non riesce a evitare versi di dolore dovuti allo strappo. È un momento privatissimo tra di loro reso pubblico. Ricordiamo che Damiano e Chiara sono convolati a nozze nel luglio 2022 nella chiesa di San Frediano a Lucca, coronando così il loro sogno d'amore. Il ricevimento, invece, è avvenuto a Pisa, precisamente nel bellissimo borgo Valle di Badia dove hanno invitato amici e parenti per festeggiare il loro giorno più bello. La notizia più bella per la coppia è arriva pubblicamente nel febbraio di quest'anno, quando Damiano ha annunciato a È Sempre Mezzogiorno, programma culinario che va in onda su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici, che presto diventerà papà di un bambino.